Ciao, saluzzini. Oggi sono qui le 23:15 di sera e oggi prepareremo una colazione americana, i famosissimi pancake. Allora, per questa ricetta ci servirà 200 di farina 00, è per una grande quantità. Allora, 200 di farina 00, poi 250 di latte, 2 uova, un pizzico di sale, un pizzico di zucchero, una bilancia. Io ho questi due recipienti perché io lo farò con le fruste elettriche che io vi consiglio. Se volete farla a mano, potete. Poi dovete prendere una padella o una crepère. Allora, la nostra crepère intanto è aperta a tutti, quindi se qualcuno intera a mangiare. Accendiamo la nostra piastra per pancake. Per me, se fate con una padella, accendetela dopo, ovviamente. Io inizio a riscaldarla bene bene. Nella nostra bilancia prendiamo la farina, e misuriamo 200 grammi. Ho messo un po' troppo. E la teniamo nel nostro recipiente più grande. Ah, dimenticavo un ingrediente per fare i nostri pancake sofficissimi. Il lievito, ovviamente. Allora, se state seguendo la ricetta vi servirà se avete le bustine così, metà. Se le avete quelle piccole, tutte. Sporcato un po' la piastra bollente, versiamo, chiudiamo e lo rimettiamo su. Ok, adesso qui aggiungiamo cinque cucchiai di zucchero. Faccio un po' più spazio. Aggiungiamo anche il pizzico di sale. Non è troppo. Ok, adesso con il nostro cucchiaino mescoliamo. Per adesso questo faremo. Nell'altro contenitore mettiamo 1 ml di latte e versiamo 250 di latte. 250%. E lo versiamo in un altro contenitore. Nell'altro contenitore mettiamo anche le nostre due uova
scusate, passo un po' il fuoco della finestra. Scusate il sound dei messaggi. Prendiamo le frutte elettriche. Puntiamo. Mettiamo. Oddio, aspettate che è durissimo. Ah, certo, ho sbagliato il peso. Intanto ho dato una bella mescolata alla farina che mi stava volando tutta adesso, e mettiamo velocità 1 e mescoliamo. Dopo alcuni secondi abbiamo un preparato molto schiumoso. Aggiungiamo piano piano il nostro latte con le uova alla farina con sale, poco per volta. Una velocità più alta. Guardate, come vedete si è messo un po' di impasto sui lati e noi lo mettiamo giù. Togliamo il cucchiaino, mettiamolo qui. Un altro po' di latte. Ok, tutto adesso, perché in due volte lo dobbiamo mettere. Andiamo, aspettate solo per far bruciare la cucina. Togliamo le due fruste, questo lo mettiamo a posto e queste a lavare. Ok, il nostro preparato per pancake è pronto, preparato, l'abbiamo fatto noi. Prendiamo un utensile per girare e uno per fare le porzioni. Io vi consiglio di usare uno di questi perché così fate i pancake tutti uguali. Riaccendiamo alto il fuoco, ok. Prendete un po'. Tanto prendiamo un piatto. Ci potete mettere quello che volete. Sciroppo d'acero, Nutella, marmellata, di tutto.
non verranno veramente tantissimo alti, cioè veramente così saranno. Lasciamo cuocere 2 minutini per lato e i nostri pancake sono pronti. Uscirà il video anche sulla crema pasticcera e su varie cose. I pancake sono una colazione, cioè si usano soprattutto come colazione americana. Ora vi dico che ore sono 23:27. Mamma mia. Secondo me dovevamo mettere un po' di olio. Sì, perché l'abbiamo fatto appiccicare. Quindi mettete l'olio. Cancellate questo fail assurdo. Quindi io prenderò lo staccante per chef professionali, perché noi siamo chef professionali che non lo mettono perché pensano di essere troppo bravi. Guarda cos'è una pappetta molle. Scusate. Non siamo riusciti a salvarlo, l'ho tolto. Prendiamo il nostro ora, lo metto benissimo. Non funziona molto, quindi noi ne abbiamo sicurezza un altro. Lungiteglia. Eccolo. Molto, ma molto, 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 già l'ho detto, molto meglio. Mamma mia, che scemo, me lo stavo spruzzando in faccia. L'abbiamo messo, ora proviamo, vediamo come verrà. Durante questo video non è stato maltrattato nessun pancake. Alto, alto. E
E a voi questa quarantena cosa avete fatto? Io ho cucinato e Netflix. Guardato tutte le serie, Lit, Stranger Things, La Casa di Carta, certe le avevo già viste. Lit, La Casa di Carta, Rick and Morty, poi Titans e tante altre. Ah! Poi vi do un consiglio, guardate, lo faccio anch'io perché è un consiglio veramente da mastri. Togliamo un attimo. Se prendete un altro po' di farina, la aggiungete, una ora vi faccio vedere veramente un trucco. Cioè, devi essere un mastro, quindi... Questo ve lo consiglio, dai. Anche perché vedo che il preparato non è tantissimo. Tanto noi lasciamo cuocere i nostri due pancakes. Mettiamo. Questo video durerà un botto, siamo a 16 minuti per una ricetta. Cioè, scusate veramente con tutto, ma tuttissimo il cuore. Pensavo durasse 10 minuti, ma sono un'imbranata a fare pancake. E voi i pancake come li fate, bene o male? Io basta guardare questo video. Ok ragazzi, la super ricetta sta venendo, eccola, un po' di latte e eccola, si sta formando la ricetta, signore, mamma mia. Mamma mia, questa è proprio da super. Mettiamo tutto. Abbiamo, oddio, un po' duro perché... No, le cose sono dure, non il pasto è migliore sulla terra di Einstein. Togliamo le fruste. Tanto i nostri pancake finti sono venuti malissimo. Cioè la forma non è proprio da pancake, ma da qualsiasi cosa che non sia un pancake, però oh, soffici ci sono, guardate, proviamo col secondo impasto perché questo è un per vedere, è un esperimento di cucina. Assaggiamo almeno. Buonissime. Il secondo sarà molto più alto perché vedendo la consistenza molto più densa verranno meglio.
Ragazzi, altissimo. Guardate. È veramente molto alto. Ok. Mostri. Ok. Sembra veramente il preparato che usavo io per i pancake. Cioè, sono perfetti. Guardate quanto sono alti. Cioè, ragazzi, guardate. Sui lati, non so perché. Però buone. Ecco, rimettiamoli. Facciamoli cuocere sui lati. Ok? Quindi schiacciateli un po'. Forse uscirà un po' di pasta, speriamo di no. Anzi, speriamo di sì, perché se esce si cuoce. Intanto prepariamone subito un altro. Nostri, possiamo dire, pancake. Oh, si sta espandendo un po' troppo questo, cioè si sta unendo all'altro, basta spostare l'altro. Guardate se premo quanto ne esce di impasto. Wow. Scusate veramente per il tempo che vi sto facendo perdere il mio stupido video. Ed eccolo qui, il nostro pancake è pronto e noi ci vediamo in un prossimo video di cucina. Ciao!